Allora, gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi state vedendo questo video nella stessa giornata in cui lo sto registrando, perché è il 7 febbraio e oggi alle 4 devo uscire. Io ancora non l'ho registrato perché in questi giorni non ho avuto tempo, quindi lo registro oggi. Comunque il titolo di questo video è Una verità sconvolgente. Volete sapere perché? Bene, restate fino alla fine del video e ve lo farò sapere. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ovviamente sono tutti con questo di scambiare. Perché ho dato questo titolo a questo video? Beh, perché devo dirvi una cosa che vi lascerà a bocca aperta, perché non ve lo sareste mai aspettati da me. Ebbene ragazzi, la cosa scioccante che ho fatto è stata aprirmi un account su TikTok. Io ne ho fatto anche uno. Perché però tutto ciò? Perché mi sono lasciata convincere dalle mie compagne di classe e da mia sorella. Dalla scuola, quindi possiamo riprendere il nostro discorso. Però lasciate che arrivi a casa, che vi spiego tutto con calma. Ah, non c'è bisogno. Pare giusto. Giustamente, ora che c'ho le chiavi, entro e trovo il cancello aperto. Prima che non ce l'avevo mai una volta. Comunque, sono arrivata a casa, quindi datemi giusto il tempo di salire le scale e vi spiego per bene perché ho aperto un canale su TikTok. Allora, in pratica, tutta questa cosa di aprirmi un canale, o meglio, un account su TikTok, è nata grazie a mia sorella. Se non lo sapete, sì, ho una sorella che è più piccola, ha circa, no, circa, ha 10 anni e niente, praticamente fa TikTok già da un bel po' in realtà. E niente, lei sempre con quella cosa lì di dirmi facciamo un TikTok assieme, facciamo un TikTok assieme. E quindi alla fine mi sono lasciata convincere, abbiamo fatto un TikTok insieme che è uscito sul mio canale, cioè sul mio account. Se volete seguirmi, mi chiamo anche lì @notirene, quindi mi trovate facilmente. E niente, quindi come vi dicevo, appunto, mi sono lasciata convincere la mia sorella a fare questi benedetti TikTok. Per ora ne ho fatto uno solo, che è quello che potete andare a vedere, e non so se mai ne farò degli altri, ma anche se fosse, comunque non saranno TikTok come li fanno tutti quanti, ma cercherò di fare qualcosa di più creativo, tra virgolette, o qualcosa comunque di più inerente a ciò che faccio anche su YouTube, quindi qualcosa che rappresenti la mia quotidianità. Che poi, tra l'altro, oggi non sarebbe nemmeno dovuto uscire questo video, sarebbe dovuto uscire un video della mostra di Andy Warhol, però non l'ho potuto registrare perché non ci siamo neanche andati, dato che ieri era l'alerta meteo. E quindi, essendo l'alerta meteo, ovviamente non potevamo andare in gita e perciò abbiamo rimandato la gita a una data da destinarsi. Quindi purtroppo non ho potuto registrare quello che volevo e mi sono dovuta ripiegare, tra virgolette, su questo video che in realtà avevo anche intenzione già di fare. Comunque niente, come vi ho detto, userò TikTok giusto per passare il tempo, per fare qualcosa di creativo, comunque qualcosa di inerente sempre al canale YouTube. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su TikTok e seguitemi soprattutto anche sugli altri social che ho già impostato qua sotto nella descrizione. Inoltre vi consiglio di leggere la descrizione perché spesso metto cose interessanti. Mi dispiace essere stata costretta a portarvi questo video di ripiego, tra virgolette, anziché il video della mostra di Andy Warhol, ma come avete capito non sono cause dipese da me. Tra l'altro sto cercando di fare delle inquadrature un po' più carine, più dinamiche, perché so che un'inquadratura sempre nella stessa stanza, lì senza far niente, insomma, mi viene a noia. Comunque ho dei progetti in mente che cercherò di portare avanti il più presto possibile, però non so quando riuscirò a farli, perché sono sempre cose che non dipendono da me. Rispondo al telefono.
Comunque voglio sapere anche da voi se voi usate TikTok o se l'avete mai usata, magari anche in passato, e voglio sapere soprattutto che cosa ne pensate della piattaforma, magari anche se non la utilizzate, però vi piace vedervi i TikTok delle altre persone o comunque giusto per fare qualcosa tipo riderci su o robe del genere. E niente, io direi che mi conviene togliere da mezzo quella roba che ho lasciato in giro e che mi conviene anche dare un'occhiata alla pentola che ho messo lì sul fuoco, perché se viene mia mamma e vede tutta l'acqua che ha sporcato il fornello, probabilmente mi ammazza. Quindi, niente, adesso vado ad accendere la postazione, che devo montare questo video e ve lo devo far uscire per le 4. Quindi niente, sicuramente cercherò di portare un nuovo episodio di Avventure Napoletane al più presto, o comunque un video fuori casa al più presto, magari proprio martedì. Ovviamente adesso vedrò un po' che cose riesco a combinare in questi giorni. E niente, quindi io spero che questo video, anche se semplice e breve di durata, vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto. E voglio ringraziare soprattutto tutti i nuovi iscritti. Stiamo crescendo sempre di più e di questo non posso che essere felice. E niente ragazzi, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video. Bella!